che ha un bollo dall'anno scorso, se sbaglio, e 11 dal valore contrattuale, se sbaglio, con 16 anni fa, 16. Quello dell'anno scorso ormai più che buono non facciamo, si morderanno le mani, ma spende di fare la ma sarebbe una bella soddisfazione, sicuramente vuol dire che sono stato utile a raggiungere gli obiettivi della squadra. Quanto riguarda l'anno scorso, ormai è un capitolo chiuso, sono serviti per vincere il campionato e a Grosseto è stata una bella annata, però ora sono concentrato a Lecce e spero di raggiungere il numero di gol che ho fatto a Grosseto sicuramente. Eh beh, io sono di Crotone, c'è tutta la mia famiglia là, quindi sicuramente mi vogliono bene, diciamo, no? Sono del posto e stanno avendo delle difficoltà, ma sono sicuro che la piazza e i tifosi saranno vicini per superare questo momento. Ma noi stiamo facendo molto bene perché il massimo che si poteva fare era vincere tutte le partite, e le abbiamo vinte, le altre sono il Foggia come noi e il Matera è dietro di 2 punti, quindi sarà un campionato lungo, difficile e non bisogna perdere punti per strada perché gli episodi stanno dicendo che dietro di noi e come noi viaggiano forte, quindi dobbiamo continuare a curare tutti i dettagli per riuscire a stare con loro, ecco, là davanti. Tutte queste vittorie del 3-0, 3-4 reti, possono in qualche modo farvi abbassare la guardia, cioè far pensare che qualche avversario possa essere meglio? Ma questo no, perché noi dobbiamo pensare partita dopo partita a portare punti. È normale che giocando bene e creando molte occasioni è più facile andare a rete. È importante comunque avere la continuità di farlo sempre. Giuseppe, due campioni mi state scambiando a favore, lui serve per te, tu serve a lui. Non c'è per adesso, per sempre, quel rischio di emulazione. Quando due sono troppo bravi, poi c'è il rischio che a un certo punto scatti una onda personalistica o no. Ma l'hai inserito in questa nostra intesa oggi? Ma guarda, mi ricordo quando sono venuto qua il primo giorno alla presentazione che già avevo parlato di Salvatore, che era un attaccante che non riuscivo a spiegarmi come mai non era riuscito ancora a esplodere totalmente. Ora sono passati qualche mese e ho capito che questo è un giocatore che può fare la differenza in tutte le categorie perché ha dei movimenti che altri attaccanti non hanno. Io ho avuto la fortuna di giocare anche in categorie superiori e giocatori come Sasà difficilmente li trovi, giocatori determinati, giocatori che danno una mano alla squadra, un attaccante completo. Ci stiamo trovando bene perché dal primo giorno è nata subito un'amicizia forte. Nessun tipo di dualismo assolutamente, anche perché siamo due ruoli diversi, quindi non c'è nessun tipo di discussione, niente, c'è solo un'amicizia forte che si riscontra sul campo poi. Lui sinceramente è atipico come attaccante perché non è, diciamo, né la prima punta grossa e neanche la mezza punta brevilinea. E visto che l'avete paragonato a Higuain, sicuramente magari lui può essere un uomo d'aria, è uno che si sa muovere, un attaccante forte, è completo, ecco. In aria sicuramente. Sì, è quella fame di gol che gli fa fare la differenza. Certo. Mario è un altro giocatore fortissimo,
credo sia il giocatore più tecnico della squadra perché ha veramente dei colpi impressionanti, ha un sinistro eccezionale, ti mette la palla praticamente dove vuole e anche lui ci sta dando sicuramente una grossa mano per i movimenti d'attacco. Questi successi sono frenati essenzialmente dalla coppia Caturano-Bolognino, lo dicono i numeri, no? Però il campionato è lunghissimo, sono 40 giornate e inevitabilmente anche voi dovrete avere delle pause, non potrete sicuramente giocare 42 partite. Ecco, dietro di voi sta crescendo qualcosa, anche che sia in grado al momento opportuno di sopperire a una vostra giornata che non giocherete, per esempio? Si parla, come dici tu, di Caturano e Torromino, ma non dobbiamo dimenticare che c'è tutta la squadra dietro, c'è un centrocampo forte che comunque regge a tutte le azioni d'attacco, c'è una difesa fortissima e sicuramente dietro, come dici tu, sia davanti che per il resto della squadra ci sono dei ragazzi, dei giocatori che quando sarà dovranno poi farsi trovare pronti a darci una mano tutti quanti, ecco. Senti, ci racconti un attimino l'esultanza di domenica, perché ogni domenica l'ha inventata una. Ma diciamo che quando siamo in ritiro con Checco, il capitano e con Sasà, ogni tanto ci troviamo a parlare in stanza, allora abbiamo detto, ma se domani magari facciamo gol, inventiamoci qualcosa, ci è venuta in mente questa cosa del bullying e l'abbiamo fatta. Diciamo che finché facciamo gol va bene, dai, finché c'è da inventare. Brindisi da parte, soprattutto il brindisi. No, l'abbiamo fatto anche il brindisi, al mio gol l'abbiamo fatto poi. O al secondo? No, al mio gol, al secondo abbiamo fatto, al primo gol abbiamo fatto il bullying. No, il bullying, abbiamo lanciato la palla, poi siamo caduti come birilli. Prego. Come dicevo prima, speriamo di farlo il più volte possibile. Contro il Catanzaro, dopo il ventesimo, quando Soma ha ordinato di fare un pressing un po' più alto, la squadra per un bel po' è andata, diciamo fino al tuo gol, sostanzialmente è rimasta un po' intrappolata in questa pressione molto alta. C'è da aspettarsi che insomma questo possa essere, finché lo possono fare praticamente, uno schema che anche altri seguiranno. Secondo te ci sono le risorse, diciamo, tattiche, gli accorgimenti senza stravolgere il mondo per poter sopportare anche una contromisura di questo tipo? Perché delle volte siamo andati in difficoltà. Ma io penso che è normale quando giochi partite così ravvicinate per un motivo o per un altro andare un po' in difficoltà. Loro sono stati bravi, cioè non dimentichiamoci che questa è una squadra forte, loro hanno giocatori che hanno sempre giocato, giocatori di categoria, anche categorie superiori, quindi non era assolutamente facile. Magari il risultato ha detto così, però non era una partita scontata assolutamente. Come dici tu, quando hanno alzato un po' la pressione è normale andare un po' in difficoltà, però io credo che siamo stati bravi a farci trovare pronti, nel senso a soffrire tutti insieme, e questo è un sintomo di una squadra forte, nel senso che anche se sei andato in difficoltà comunque non hai preso gol e appena hai avuto la possibilità hai fatto 2-0 che poi li ha ammazzati e siamo riusciti a fare il 3-0. Sì. E il secondo cambiava solo la posizione, ma è stato meglio l'appoggio di Sasà molto chiuso. No, il primo tempo ho pensato, quando mi è arrivata la palla, ho pensato di calciare forte sul palo del portiere sorprendendolo. Probabilmente potevo anche stopparla andando un po' avanti, però ho visto che stava arrivando Di Bari dietro, ho provato a calciare forte, non l'ho presa benissimo. Mentre il secondo, che è arrivata una palla un po' più diritta, avevo quel buco lì e ho provato a calciare, è andata bene. Senti, 12 punti in classifica, 12 gol fatti da Lecce, 12esimo uomo, che gol abbiamo? Io poche volte mi è capitato di emozionarmi entrando in un campo da calcio. Mi ricordo l'anno scorso a San Siro contro il Milan,
quando ho visto la curva del Crotone piena mi sono emozionato. Quest'anno a vedere la curva del Lecce sinceramente non mi era mai successo, è veramente una passione, un attaccamento per la squadra che poche città possono permettersi, quindi diamo un 10. È una squadra tosta, una squadra preparata, hanno due assenze importanti, quindi dovremmo essere bravi a sfruttarle. Non sarà sicuramente una partita facile, dobbiamo andare avanti per la nostra strada, fare più punti possibile e tirare le somme.